Giuseppe Bombino, presidente dell'ente parco d'Aspromonte. Pasquino Crupi, ovviamente straordinariamente legato al meridione, in particolare all'Aspromonte e alla montagna, per lui ricopriva un ruolo fondamentale della sua vita, ma anche di quello che è poi il suo lavoro culturale. Che cosa lascia Pasquino Crupi oggi? Pasquino Crupi lascia la visione di un intellettuale, un intellettuale di altissimo profilo, oltre che uomo di una densità morale, di una densità anche umana, come non pochi potrebbero esprimere. E in quanto intellettuale lui anticipò gli eventi, e questo è quello che fanno gli intellettuali. Gli intellettuali conoscono l'inizio e la fine delle epoche. Gli intellettuali non si fermano mai ad una descrizione documentaria dei tempi che loro attraversano, ma sono in grado di superare il transitorio con l'immanente, il contingente con qualcosa che è destinato a durare e durare nei secoli. Quindi ciò che ci lascia Pasquino Crupi è una visione. La visione di un meridione che è stato ingiustamente calunniato da una storiografia che non risparmia certo accenti negativi quando deve parlare della nostra terra, ma nello stesso tempo lascia una energia su questa terra che è l'energia del suo pensiero, un esempio attraverso cui veramente questo meridione può dire da dove viene e dove potrebbe andare. So che sembra una frase retorica, ma se solo si leggessero alcuni scritti di Pasquino Crupi, ecco, là dentro noi troveremmo la prospettiva, la scena futura di questo nostro meridione e del suo riscatto. Pasquino Crupi ha lottato tenacemente con grande audacia contro uno Stato che ha guardato a noi sostanzialmente secondo due opposti approcci. O è stato completamente assente, oppure quando ha dovuto dedicarsi alla Calabria o al Meridione si è dedicato coi ferri infuocati del chirurgo. Ha pensato di non dover interpretare le dinamiche, le cause che facevano nascere il disagio, ma ha pensato di dover sradicare questo disagio con la forza, e gli insuccessi si sono registrati, la storia li ha attestati e ancora noi oggi purtroppo ne subiamo le conseguenze. E Pasquino Crupi costruiva invece una elaborazione, l'elaborazione di un pensiero che è tipica degli intellettuali, e quindi, come dicevo prima, anticipava ciò che altri non potevano vedere con la sua sottile, con la sua fine intelligenza, con l'intelligenza dello studioso che non si risparmia, con l'intelligenza di colui che cerca veramente di trovare la vera radice della storia. E quindi questa visione che lui ci lascia non può che darci speranza, e quella speranza oggi siamo noi che lo abbiamo conosciuto, che da lui abbiamo attinto, che da lui abbiamo avuto insegnamenti. E quello che mi colpisce di Pasquino e che mi ha colpito dell'uomo è appunto la sua capacità di saper essere liquido, cioè di saper passare dalle altezze dell'intelletto e della cultura più sofisticata al linguaggio invece più basso, ma non basso in termini deteriori, più basso perché era quel linguaggio che lui utilizzava per accostarsi alla terra. Lo faceva con un bicchiere di vino, lo faceva incontrando gli amici, lo faceva non rinunciando alla parlata dialettale. E lo faceva guardando sempre alle sue spalle l'Aspromonte che è stato per lui un territorio fisico e complesso che quasi incarnava il carattere del meridionale, così irrequieto, così ansioso di conoscere la verità. Dunque l'Aspromonte è stato un riferimento, direi anche creativo, per l'uomo, per lo scrittore, per lo studioso, per l'intellettuale.
mi raccontò dei suoi viaggi a Polsi, per esempio, là dove è l'origine, là dove fu il cammino della prima umanità, perché Pasquino cercava l'origine delle cose, cercava il centro delle cose, non si fermava mai ad una visione superficiale degli accadimenti, e questo suo viaggio a Polsi ha tutto il senso e il significato di una metafora. Era l'uomo che andava a incontrare la madre nel ventre della sua terra, quasi come a voler riformulare un nuovo vocabolario, a voler riformulare un nuovo percorso che è quello più vero e più antico, sul quale forse noi tutti dovremmo riflettere. Ricorderete la polemica su Polsi, sul santuario, su queste riunioni di 'Ndrangheta che si facevano sotto gli occhi della Madonna. Beh, noi diciamo che la nostra religione, la nostra madre della montagna, è venuta molto prima della 'Ndrangheta, per cui vorremmo dire a questi balordi, a questi criminali che hanno osato abbastanza, hanno osato versare il pane di chi era affamato e lo hanno calpestato, hanno osato versare il sangue di chi era innocente tingendo di rosso la nostra terra ad Aspromonte, hanno osato persino crearsi una complicità con la nostra madre mediterranea, con la nostra madre della umanità, che se solo avesse potuto animarsi la statua avrebbe sicuramente puntato il dito contro di loro e chiuso gli occhi di fronte a quello scempio. Non siamo più disposti ad accettare equazioni sul nostro meridione, siamo disposti invece a lottare il crimine, a lottare i fenomeni nella loro definizione, senza ricercare questioni criminali, come Pasquino diceva spesso, perché si è corso il rischio di fare della questione meridionale, come lui diceva, una questione criminale, e quindi di sacrificare sull'altare della stampa, sull'altare di certa stampa, un'intera classe di popolo e un'intera popolazione.